vado da Paolo Becchi, scusi per l'attesa Becchi. Prego. Allora, in tutto questo scenario ancora nebuloso, sfumato, come si sta muovendo Salvini? Probabilmente lui ancora spera che prosegua il governo giallo-verde. Ma a questo punto credo di sì, però vorrei dire che grande è la confusione sotto il cielo, la situazione però in questo caso non è eccellente. Mi consenta di fare due osservazioni su quanto ha detto il professor Azzariti. Dal punto di vista politico ha sicuramente ragione a dire che la riforma costituzionale approvata poi avrebbe difficoltà ad essere immediatamente applicata per via della riduzione dei parlamentari. Dal punto di vista politico sono sicuro che Mattarella non la citerà mai, però sì. Docente di diritto costituzionale credo che Azzariti dovrebbe riconoscere che formalmente si può fare. Formalmente si poteva fare perché l'articolo 4 della riforma costituzionale lo prevedeva, e quindi credo che dal punto Azzariti ha ragione sul punto di vista della legittimità costituzionale, ha ragione sul fatto che politicamente Mattarella non avrebbe mai accettato una cosa del genere, ma dal punto di vista formale io credo che da un punto di vista costituzionale vada tenuto tenere presente anche questo aspetto. Salvini non aveva tutti i torti. Detto questo, sì. Ancora Azzariti. Azzariti dice il Presidente della Repubblica deve trovare una nuova maggioranza. No, un momento, il Presidente della Repubblica deve trovare una maggioranza, ma non è detto che debba essere per forza una nuova maggioranza. Cioè il Presidente della Repubblica deve valutare se è possibile, giustamente per la stabilità delle istituzioni, evitare le elezioni anticipate trovando una maggioranza. Che non è detto non sia la stessa maggioranza di prima, dice lei. Nulla esclude dal punto di vista costituzionale che sia la maggioranza precedente. Non c'è nessuna regola costituzionale che dice che deve essere una nuova maggioranza, cioè a dirla breve, che deve essere un governo Movimento 5 Stelle e PD. Cioè, questo non è che bisogna assolutamente che il Presidente della Repubblica vada in questa direzione. Però se politicamente, professore, c'è stata la frattura tra la vecchia maggioranza, come si fa? Ma un momento, noi sappiamo che al momento la linea è che Conte, che poteva ovviamente farsi sfiduciare in Parlamento, quindi arrivare a un voto di sfiducia, probabilmente intuendo Conte che questo voto di sfiducia non ci sarebbe stato, oggi parlerà, farà un discorso durissimo contro la Lega e senza aspettare nessun voto di sfiducia se ne andrà direttamente al Quirinale e darà le dimissioni. A questo punto fuori gioco è lui e il pallino passa al Presidente della Repubblica. Ci saranno consultazioni, no? Ognuno dirà la sua posizione, certo che la Lega dirà, per venire adesso alla domanda che lei mi poneva, sì. No? La Lega certamente dirà che la scelta che intende fare, prioritaria nell'interesse del Paese, eccetera, sono le elezioni anticipate, però probabilmente, penso, aprirà anche un'altra possibile via. E quale altra via può essere? Se non quella di dire, ma a partire da altre condizioni, poiché non c'è stato neanche un voto formale di sfiducia nel Parlamento di questo governo, io tenterei, questo potrebbe dire Salvini, di intraprendere una nuova via con il Movimento 5 Stelle. Anche perché Salvini, lo ricordiamo, sta lanciando al Movimento 5 Stelle segnali in doppia direzione, perché da una parte... Scusami, finisco il ragionamento, sì. Perché cioè, questa legislatura è cominciata male perché, come il sottoscritto aveva detto, niente, prima o poi Conte avrebbe creato dei problemi. Perché? Perché Conte avrebbe potuto ora tentare di riconciliare tra le due posizioni, no? Come si poteva pensare. Invece no, Conte ha subito preso al balzo l'occasione per dare il ben servito a
a Salvini, ma non si rende conto che facendo così, e sicuramente farà così ormai, no? E il ben servito lo prende lui, perché lui esce fuori dai giochi, il pallino passa al Presidente della Repubblica e Salvini potrebbe fare... sarebbe la strada del Conte bis, si parla anche di commissario europeo, potrebbe dare ancora scacco matto, perché ma questa legislatura è cominciata male, perché abbiamo pochi secondi, professore, finisca il ragionamento così non la chiudo improvvisamente. Grazie. La staffetta io avevo proposto all'inizio, non una terza persona, la staffetta, e se ora Salvini dovesse andare al Presidente della Repubblica e dire benissimo, sono d'accordo per la staffetta e la staffetta la cominci pure Di Maio, voglio vedere se Di Maio rinuncia a diventare... Vedremo, grazie Paolo Becchi, filosofo e politologo, ci sentiamo dopo la GR1, a dopo.